Ciao ragazze, oggi nuovo video e questo sarà una full face con tutti i prodotti MAC. Se tutto va come penso, come dovrebbe. Ora sto registrando questo video, poi registrerò il video dove vi racconto della mia esperienza in accademia. Quindi dovrebbe uscire prima quello e poi questo, però io registro al contrario, vabbè. Intanto vado a mettermi le mollettine per bloccare i capelli, così non ci danno fastidio, anche se qua c'ho la rasatura, ma sta crescendo piano piano. E qua, scusate, ma c'è un comizio sulla mia via, ma questo poco importa. Allora, sicuramente ve l'avrò già mostrato questo bauletto qua. Questo è il kit che ci hanno dato appunto in accademia, ma non mi dilungo perché dovrei avervene già parlato. La gente urla. E quindi diciamo che è un kit abbastanza completo, c'è un po' di tutto. Non ci sono tutte le colorazioni che servono per fare questo lavoro, nel senso che vanno bene per una carnagione medio, sì, diciamo scura. Vi faccio vedere il fondotinta più scuro, è questo, che comunque è scuro ma non è abbastanza scuro. Questo è un NW35. Avevamo tre fondotinta all'interno, che sono questi della linea Studio Fix Fluid con SPF 15. Di questi tre per me niente. Allora, pare che adesso ci sia silenzio, non mi ricordo neanche più dove è arrivata. Comunque vi sto facendo vedere i fondotinta, appunto. I fondotinta in questo kit erano queste tre colorazioni: il più chiaro, che è un NC10, un NC20 e un NW35. E praticamente questo credo sia nuovo. E naturalmente ho usato più che altro questi qua. E, essendo in periodo Covid, durante l'accademia, durante l'anno, e di solito i kit li utilizziamo sugli altri. In questo caso li usavamo, cioè se una ragazza, una compagna del mio corso, doveva fare lei pratica, usava il mio kit su di me per sicurezza con i miei pennelli. Quindi ecco, questi sono prodotti che abbiamo usato su di me, sempre seguendo però, cioè usando palettine, questi qua, insomma, quindi mai a contatto diretto con il prodotto. E poi ho sempre utilizzato comunque a prescindere il Germocid, che è lo spray disinfettante che spruzzo praticamente ovunque ci sia la possibilità di spruzzarlo. Quindi diciamo che i prodotti sono il più possibile trattati in maniera igienica. Ci abbiamo provato in tutti i modi. E il fondotinta che però usavo io in accademia era di un'altra marca, perché questi hanno, penso si noti, un sottotono tutto molto giallino, mentre io ho un sottotono più rosato. Quindi su di me utilizzavo un'altra marca, che era la Gilles Canier, che avevamo lì in accademia se a qualcuno serviva, però non fa parte del kit. Quindi oggi andiamo a provare comunque a utilizzare questo, tanto devo stare a casa, giusto per farvi vedere il fondotinta. Come correttori ne avevamo tre, e i 24 ore Studio Fix, questi qua, in due colorazioni, l'NW30 più pescato e l'NC25, che è questo più giallino, e poi quest'altro che è un Prep and Prime highlighter, vabbè, che è molto aranciato. Questo l'abbiamo usato veramente poco, solo per chi aveva delle occhiaie molto molto evidenti. Su di me basta e avanza questo qua, l'NW30. Questo qui non mi piace molto perché tende a ingrigire tantissimo. Quindi io direi di iniziare. Appunto, tutti i prodotti non li metterò sulla mano, ma li userò dalla spatolina, cioè dalla tavolozza, non mi viene, vabbè. Io ho quella di acciaio, si trovano su Amazon, e lo vado a stendere con un pennello a lingua di gatto sintetico, se lo trovo, perché oltretutto qui adesso c'ho un casino, c'ho tutta la roba del corso mischiata la mia, quindi vabbè, perché devo ancora sistemare bene. Quindi un pennello a lingua di gatto piccolino, e lo vado a mettere dove vedo, solo dove vedo lo scuro, quindi un po' qui. In verità non ho tante occhiaie, quindi, però lo metto giusto per farvi vedere. Io di solito lo applico un po' qui e un po' qua, poi naturalmente varia. Se avete la zona scura, ad esempio sono un po' scura qua sotto, lo metto qui. Diciamo che lo metto proprio dove vedo un po' lo scuro, non dappertutto, perché questo deve andare solo a correggere. Con una spugnetta, io adesso ho la mia, questa di Amazon, altrimenti sulle altre utilizziamo sempre quella a triangolo, che se ne ho una ve la faccio vedere, dopo ve la prendo. Sfumo senza portarmi troppo oltre, cerco di rimanere nel punto dove l'ho messo, perché è lì che mi serve andare un pochino a correggere. Si sfumano abbastanza bene, sono abbastanza leggeri. Occhiaie molto profonde, cioè molto segnate, non profonde, segnate, molto scure, fanno un po' di difficoltà, ma in quel caso andrei con questo più aranciato, più forte. E qui oggi c'è... Io mi trovo bene adesso. Beh, questa spugnetta è molto grossa, altrimenti anche con un pennellino, dipende un po' voi come siete abituate.
Adesso vado a stendere il fondotinta, quindi io direi di provare questo qua chiaro, anche se sa già che non va bene, perché questo è decisamente troppo scuro. Penso che comunque, avendo adesso anche lo sconto da MAC del 40%, penso che prenderò qualche face and body. Cioè, aspetto ancora un po', perché visto il periodo storico, adesso sarebbe un po' poco sensato. E prenderò un po' di quelli, perché li abbiamo provati, anche quelli ce l'aveva la nostra insegnante. Io ne metto un po' sulla... sempre se scende, sulla tavolozza. Forse lo mischierei un po' anche a quell'altro, perché questo è veramente veramente chiaro. Vi faccio vedere sulla spatolina, molto chiaro. Ne vado ad aggiungere un po' di questo qua, che è appunto l'NC20. E devo essere sincera, cioè, se io dovessi farmi il mio kit, lo farei con altri prodotti. Non sono rimasta estremamente soddisfatta, non so per quale motivo. Quindi ho aggiunto un po' dell'altro, li vado un pochino a miscelare. E io, almeno in accademia, ho iniziato a fare questo, ma niente di sconvolgente. Naturalmente non si possono usare le mani, per ovvie ragioni, ma a prescindere, cioè, a parte io odio stendere i prodotti in crema con le mani, su di me figuratevi sugli altri. Prendo un pennello a lingua di gatto, prendo quello che è rimasto sulla spatolina e lo vado a stendere. Parto dalla parte centrale, vedete, è ancora chiaro, però vabbè, ce lo facciamo andare bene. Parto dalla parte centrale, perché è dove voglio un po' più di coprenza, e poi lo vado a sfumare verso l'esterno. Poi mi aiuto con la spugnetta e tampono. Mi sono un po' sbiancata adesso, vabbè. Non ne metto troppo, perché non voglio una coprenza troppo alta, cioè, perché a me piace così, quindi... Si sfuma bene, perché è un prodotto cremoso ma non troppo corposo, quindi lo è fluido, diciamo, quindi lo lavorate abbastanza bene. Vi conviene fare una parte alla volta, perché tende ad asciugarsi abbastanza velocemente. Ok, vedete, sì, è un po' chiaro, ma vabbè, insomma, ecco, non voglio, non sto cercando il mio colore perfetto, sto solo cercando di farvi vedere il prodotto, quindi non ci fate caso. Comunque sapete che preferisco sempre un fondotinta un po' più chiaro che troppo, troppo scuro. Per fare il contour abbiamo due prodotti, un prodotto in crema che io non andrò ad utilizzare perché non mi piace, sempre compreso nel kit della scuola, che era della Ripar, in questo caso è Ripar Cover, ed è un cover cream. Anche questo c'è l'SPF, vabbè, ed è, vedete, una cialdina fatta in questo modo, qui è scavata perché appunto è stata utilizzata sempre con la spatolina, e solo che non mi piace, è veramente troppo freddo e molto difficile da lavorare, è molto secco. Non credo che Ripar Cover venda singolarmente, penso venda quantità più grandi, quindi non ne sono certa, però... Non mi piace, quindi andremo a fare semplicemente un contouring in polvere. Prima però naturalmente fisso con la cipria, e la cipria che avevamo era solo questa, che è la Blot Powder, Loose Powder, la Medium. E anche qui un po' ristretto, capisco che non si possano dare tutte le colorazioni, perché altrimenti avrebbe anche un costo più elevato. E comunque sì, è una cipria in polvere libera, non male, devo dire che anzi questa forse è la cosa che ho utilizzato di più, perché è quella che mi piace di più. E semplicemente ne vado a mettere un po' su tutto il viso, con un pennello non troppo grande, proprio per essere precisa, quindi vado a fissare bene il contorno occhi. Non faccio baking e niente, perché alla fine ho quasi 30 anni, quindi un po' le rughette si iniziano a vedere. Se siete giovani e belle, fatelo. Se iniziate ad avere una certa... No, perché bisogna tutto quanto. Uso un pennello un po' più piccolo, proprio perché così riesco a essere precisa e gestire meglio la polvere. Qui ho questi rossori, vabbè, non li ho coperti, ma poco importa. Quindi la metto dappertutto. Così, sono bella opacizzata. Questa cipria mi piace molto, quindi è uno dei prodotti che... penso ricomprerò da MAC per il kit. La prenderò però anche in colorazioni più... questa qui diciamo che va bene per le pelli chiare, tipo la mia, medie, ma è chiara. Comunque è un sottotono rosato. Se c'è, penso che prenderò anche quella per pelle scura, quando sarà, perché comunque, volendo fare questo lavoro, vorrei essere pronta quando magari mi capita una ragazza anche di colore, avere i prodotti giusti per lei. E quindi vorrei averceli. Come... palette per il contour avevamo questa, una tonalità sola, che è la Light Medium. È chiarissima, se ve la faccio vedere dite Non mi ha fatto impazzire, perché ho trovato i colori un po' poco differenziati tra di loro. Cioè, secondo me questa qui, questa fascia qui, non è che si percepisca molto la differenza tra
tra di loro e io solitamente fate conto che questa cialdina praticamente è nuova, mischio queste due insieme per fare il contour su di me con questa palette, quindi prendo sempre un pennello, io ne uso un po', uno un po' angolato morbido e vado semplicemente a mischiarli, ma vi faccio vedere che è una cosa molto soft, quindi va bene per chi magari si sta approcciando al contour e non sa bene ancora gestire i colori. Se volete una cosa un po' più di impatto, cioè comunque che si veda un po' di più, non ve la consiglio. Non so se c'è la colorazione anche più scura, penso di sì, perché se questa è la light medium ci sarà anche la medium dark, non lo so come si chiama. Quindi non lo so, ecco, io sinceramente non la ricomprerei. Ad esempio, se adesso devo pensare a una palette che potrei comprare per un kit che vorrei compormi io, cioè questo lo tengo di base. Però magari prenderei ad esempio quella della Mulac con le polveri. Si prenderei sia quella in crema che in quelle polveri, cioè prenderei quelle due grosse palette che bene o male hanno un po' tutti i colori e sto tranquilla e sto a posto. Quindi però poi ognuno, se voi fate questo lavoro fatemi sapere, che naturalmente ho finito da poco, quindi ancora non sono dentro al mondo del lavoro e chissà se mai ci andrò. E queste altre polveri praticamente non le ho mai usate, ce n'è una più. Sono tutte e tre leggermente satinate, un po' sbrilluccicose, luminose. Ah, mi sono data un'occhiata. Non le ho mai usate, ce n'è una bianca, una giallina e una rosata. Massimo userei un po' quella giallina se voglio un po' illuminare il contorno occhi, ma non l'ho mai sentito il bisogno di farlo. E certe volte le uso sugli occhi se non so che colore mettere semplicemente. Quindi vabbè. Sopracciglia adesso. Nel nostro kit c'erano due matite. E la brunette, queste sono le matite, aspettate, vi dico come si chiamano, le Velux Brow Liner, queste qua che da una parte hanno la mina e dall'altra hanno lo scovolino. Questa è la colorazione brunette, che è chiara, quindi un po' più per le bionde. Per me va bene questa, che è la taupe, infatti si vede anche dalla lunghezza che comunque in un anno di accademia l'ho utilizzata. Non mi dispiace, non è tra le mie matite preferite, è una matita molto semplice da usare. Preferisco altri tipi di prodotti, quindi è molto morbida, secondo me c'è il rischio di sbagliare perché scrive tanto subito. Preferisco più le mine, quelle piccoline tipo Benefit, insomma, quindi anche lì se devo decidere io cosa mettere nel kit non metterei questa, ma andrei a prendermi quelle di Benefit, che sinceramente le preferisco molto di più. Io le riempio proprio poco perché ultimamente, anzi, non le sto neanche riempiendo per niente se devo uscire, quindi è giusto per farvele vedere. Per quanto riguarda gli occhi, invece, avevamo un po' di prodotti. Allora, come matite occhi, avevamo due nere, se le trovo, eccole, e una che è quella che ho utilizzato molto di più, come si può vedere, che è la Definitely Black, la Prolonger Eyeliner, e la Feline, che invece è un col. E poi avevamo la marrone, che è la Coffee Eye Pencil classica, che è super usata perché naturalmente abbiamo fatto molti trucchi con il marrone. E poi c'era questa qua, che è la Chromagraphic Pencil, che è una matita multiuso, la NC15 e NW20, una matita nude, insomma. E mi sa che per gli occhi solo queste, sì. Poi avevamo il Paint Pot nella colorazione classica, il Soft Ochre. Questo qua, che sinceramente io non avevo mai provato, ma non mi ha fatto impazzire, preferisco di gran lunga le P. Louise come basi. Poi avevamo tre palette e l'eyeliner nero, il classico di MAC, che è il Black Track Prolonger Fluid Line, che non mi piace anche questo. E usato tantissimo, cioè non so se si vede, ma l'ho usato veramente tanto. E no, non mi piace, lo trovo troppo secco. Io fate conto che mi ero comprata e messa nel kit da usare a scuola questo di ELF, che lo preferisco, quindi è pure più economico, a posto. Poi vabbè, c'era un temperino sempre di MAC. E mi sa che... Ah, il mascara, che non so dove sia. Ah no, il mascara l'avevo tirato fuori perché tanto l'ho usato su di me e non so dove l'ho messo. Sparito. Vabbè. E come palette occhi invece abbiamo due nude, questa qua, che è la Flame, con i colori un po' più caldi. Poi abbiamo quell'altra nude fredda, che invece è la Nude Model, la mia preferita. Questa qua, amo i colori freddi, lo sapete. E poi c'era quella un po' più pazza colorata, che è la It's Designer, che è appunto i colori un po' più
folli. Allora, io mi sa che, a parte qualche ombretto mono, qualche pigmento di MAC, non avevo mai provato palette, non credo. E li abbiamo provati, cioè l'ho provato in un anno, le abbiamo usate tante volte, e alla fine io mi portavo sempre le mie palette dietro. Cioè, tutto il kit io mi sono sempre poi portata le mie Anastasia, perché le preferisco. E, preferisco le polveri, non mi piacciono le polveri di MAC, vanno messe, almeno per come sono abituata io, devo per forza prima fare una base in crema, che va bene, però se voglio fare una cosa veloce, eccetera, solo polvere mi fa macchia. Oggi però voglio provarci di nuovo qui con voi. Intanto vado a mettere un po' di matita marrone, e questa non è male, tra tutte le matite che abbiamo avuto questa è quella che mi è piaciuta un po' di più. E vado a metterla, vado a fare un infracigliare, quindi la metto proprio tra le ciglia. Ok, poi con un pennellino piccolino, sempre sintetico, beh, uso questo qua di Gessap che è angolato, ma fa niente, la vado a sfumare. Allora, questa non sarà una matita che io ricomprerò, perché la mia matita marrone preferita è quella di Make Up For Ever. Mi piace moltissimo, cioè trovo proprio che abbia un bel tratto e si sfuma bene e comunque poi rimane lì. Queste MAC io le trovo un po' più complicate da, da sfumare, almeno per me, poi ognuno naturalmente ha il suo. Faccio anche un po' di allungamento guardando davanti a me, quindi seguo la mia riga dell'occhio. Vedete, cioè secondo me fa difficoltà proprio a scrivere, non so per quale motivo, e vado sempre a sfumarla. La cosa buona è che questa poi si fissa, quindi rimane là, non si muove, quello è sicuro. Quindi faccio così, pulisco ogni tanto il pennello dall'eccesso di prodotto, quindi con una velina lo scarico un po'. Faccio pure il fondotinta, scusate. Ok, lo scarico un po' e continuo. Mi porto un po', faccio anche un movimento così, nella puntina, e lo sfumo un po'. Dopo che ho fatto la forma in entrambe le parti, vado un pochino a ripassare la parte più esterna della codina, perché è quella che voglio che sia un po' più definita. Faccio tutto questo prima di fissare con le polveri, perché altrimenti poi non le muovo più. Quindi lascio sempre, diciamo, un punto di massimo scuro e sfumo il più possibile. Naturalmente poi mettendo gli ombretti sopra si vedrà di più questo procedimento. Diciamo che è una sorta di eyeliner sfumato che a me piace tantissimo. Mi piace soprattutto su magari un occhio non tanto giovane, perché l'ho fatto e mi è piaciuto moltissimo, e magari no, un eyeliner grafico come su un occhio come il mio, che ci sta bene perché ho tanto spazio, ma se magari ho un po' di questo, fare un eyeliner grafico è praticamente impossibile, almeno io non sono in grado, e quindi si fa un eyeliner sfumato che comunque delinea bene l'occhio, ma non è come non è un eyeliner grafico, perché ripeto non starebbe bene. Quindi se avete un po' la palpebra così un po' cadente, un po' giù, provate l'eyeliner sfumato, iniziate magari con le matite così e lo sfumate sempre un po' verso la parte dell'interno. Spero di essermi spiegata, perché non ne sono certa. Ok, adesso vado a prendere appunto la palette, questa qui più nude, e vado a usare questo colore qui, che è, credo sia Less Artist, boh, forse sì, e prendo un pennellino piccino, picciò, non ce l'ho, va bene, vabbè, vado su questo, che è della Ripar, sempre del kit, e lo vado a, vado a tamponare tutta la matita, perché comunque voglio che sia bella fissata. Quindi ripasso tutto quello che ho messo in crema, lo ripasso e sfumo anche questa. Non toccando proprio la parte questa qua finale, ma un poco più su, faccio così. Vedete? Poi potete decidere un po' voi. A me ad esempio piace comunque portarlo sempre un po' verso la piega, perché ripeto, io preferisco su di me un eyeliner grafico, ma perché ho tanto spazio, quindi mi piace che comunque si ricolleghi un po' anche la palpebra. Ma se avete una palpebra così, fidatevi che, vedete,
come vista già meglio. Cioè, a me qui c'è troppo spazio, quindi su di me non mi piace ancora tanto, ma è bellissimo su una palpebra un po' più cadente. Poi prendo un pennello un po' più ampio da sfumatura. Questo è di Eono, Amazon. E sfumo. Sfumo nella parte più alta, un po' per diffondere tutto. Io poi vorrei mettere un colore anche un po' nella piega, perché a me appunto piace. Non c'è un marroncino di transizione, secondo me. Io ne metterei uno un po' più chiaro. Quindi vado a prendere questo qua che è un po' pescatino, ma solo per delineare un po' qui la mia piega. Adesso prendo la palette, questa qui più colorata perché qui c'è il nero opaco, questo, e lo vado a mettere proprio all'attaccatura delle... Aspettate che devo spostare un po' di roba perché sto a fare un casino, c'ho troppa roba. E lo vado a mettere proprio all'attaccatura dell'occhio. Volendo potete farlo anche con un eyeliner. Se lo fate con un eyeliner in gel e un pennellino siete più precise, ma anche con l'ombretto è carino perché non è troppo visibile. E io lo porto questo anche un po' qui. Quindi nella parte del massimo scuro, vedete? Penso di sì. Ci sto ancora lavorando su questa tecnica, quindi diciamo che sto facendo una prova con voi. Io sono abbastanza soddisfatta, per essere la prima volta che la faccio su di me. Qui forse vedo una macchietta, ma fa niente. Adesso vado a mettere un colore un po' luminoso sulla palpebra. Non so quale però. Allora, vado a riprendere questa qua e vado a usare questo un po' rosato che è molto bello e lo metto su appunto tutta la palpebra mobile. Cioè su tutta, dove c'ho spazio. Sotto faccio la stessa cosa, quindi matita marrone la metto all'attaccatura delle ciglia e la vado sempre a sfumare un pochino. Stesso ombretto di prima marroncino e la vado a fissare. Metto la matita marrone anche nella rima interna. E riprendo anche un po' del pescato che abbiamo messo sotto l'arcata sopra l'arcata nello. Sull'arcata sopraccigliare, no, su qua, nella piega, niente, nella piega, per sfumare anche un po' sotto il marrone. Voilà, quindi sono abbastanza soddisfatta. C'è qualche macchietta, però insomma ci posso lavorare su, ho tempo tanto, quindi... Però fidatevi di me, se avete la palpebra cadente, provatelo. Provate a fare questo trucco che vi sta molto bene. Sì, eccolo. Beh, ormai è arrivato perché l'ho usato veramente tanto. E questo qua era l'Out and Outy to Black Lash. Mamma mia, ha detto malissimo. Praticamente è il mascara che ha due scogli in uno. Se aprite qua c'è questo qua. Se richiudete e aprite tutte e due, in senso si sta seccando perché l'ho usato tantissimo, quindi penso che ormai sia arrivato. C'è questo qua che è quello che preferisco perché è un po' più volumizzante e più che altro l'altro non mi piace perché è troppo lunga la stecchetta, mi ci trovo scomoda, quindi è molto bello questo mascara, non l'avevo mai provato, non ho mai provato un mascara di MAC e questo mi è piaciuto moltissimo, è bello corposo come piace a me, è bello nero, resistente, almeno su di me non mi ha dato mai problemi, è un buon mascara, sì. Ok, questo è l'effetto con una passata lavorata. E adesso faccio l'altro occhio. Come blush avevamo questi due nel kit, che era il Peaches e il Flower Power, uno rosato e uno più pescato. Andrei a mettere questo più pescato, che è quello un po' più versatile, forse. Bello, questo è opaco, se non sbaglio. Sheerton, no, forse è leggermente luminoso, ma praticamente opaco. Molto carini, i blush di MAC anche questi, non li ho mai provati, mi sono piaciuti molto perché sono modulabili, quindi mi piacciono tanto, sia questo che quell'altro. Questo è quello un po' più, sì, che va bene un po' più per tutti i trucchi e per tutti, quindi quello un po' più versatile. Come illuminante abbiamo questo, che è il Soft and Gentle Mineralize Skin Finish. Non male, carino, ha una texture un po' particolare perché vedete come svolazza tutto intorno, penso si noti anche dalla confezione. E non è di quelli che dici super power, tipo quelli che vanno ora, però è carino, ecco, se volete un
un illuminante non troppo eccessivo, questo secondo me fa per voi. Però ecco, vedete, adesso la base è asciutta, quindi è carino, è molto discreto. Sicuramente con la base bagnata non l'ho provato, ma sicuramente fa più effetto. Per le labbra invece avevamo 4 matite labbra, se non sbaglio, sì. Sì, queste qua, Soar, Cherry, rossa, Whirl, che è la mia preferita, e Vino, che è super scura, con 4 rossetti. C'è, praticamente ce li avevo tutti questi, Diva che è questo, sono tutti scavati perché naturalmente non li prendo direttamente col pennellino, ma ne prendo un po' con la spatolina e poi da lì li prendo col pennellino. Poi c'è anche Mer, che è bello, molto bello, un nude, un po' rosato. Poi c'è Russian Red, il mio rosso preferito, questo qua. E poi c'è Velvet Teddy, che era uno dei miei, infatti l'ho, guardate come è ridotto, povero. Io questo ce l'avevo e l'ho finito. E visto che però questo già l'ho usato tante volte, usiamo Mer. Metto sulle labbra, usiamo Whirl. Le matite labbra MAC mi piacciono molto, quindi perfetto. E sopra appunto ci vado a mettere un po' di Mer. Quindi riprendo sempre la mia spatolina e ne prendo un po'. Ad accendere. I rossetti MAC, che vedevo di, sono buoni. Mi sono sempre piaciuti, c'è una marea, ero fissata con i rossetti della MAC, quindi molto molto carini. Mi sciolgo qui questo. E niente, quindi ragazzi, io spero di avervi fatto un po' di compagnia con questo video full face MAC, che non ho mai fatto sul mio canale, quindi almeno ho avuto l'opportunità di farvi vedere qualche prodotto. Allora, non sono convintissima del look, nel senso che, ripeto, secondo me è un look molto bello per chi ha la palpebra così, cioè si rende molto meglio. A me, su di me, sembra tipo un trucco incompleto, però non so, fatemi sapere se qualcuno di voi che ha la palpebra cadente, un po' cadente, lo ha provato, gli piace o lo proverà, insomma. Quindi spero comunque di avervi dato un'info utile. Io vi mando un bacio e al prossimo video.